Bello a tutti ragazzi, qui è Giulio360 e benvenuti nel mio canale. Oggi siamo qui con un nuovo episodio della carriera giocatore su FIFA 15. Nello scorso episodio abbiamo perso, anzi, la partita d'andata delle semifinali di Coppa Italia e poi abbiamo vinto la partita di campionato 3-0 contro l'Udinese. Oggi andiamo a giocare la partita contro il Genova e poi soprattutto la partita contro il Liverpool degli ottavi di Champions League. Quindi, nella partita contro il Genova, ragazzi, ci faremo sostituire verso il 60esimo circa, perché non voglio assolutamente perdermi la partita contro il Liverpool. Prima però, come sempre, 200 like per il prossimo episodio e seguitemi su Instagram, mi chiamo Giuse360. Quindi, detto questo, noi ci vediamo in campo. Bella! Eccoci qui, ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo. Siamo in casa e inizia adesso Napoli-Genova. Kulam, guardami Kulam sulla corsa. Ok, passaggio perfetto, movimento perfetto, mettiamoci davanti. L'esperienza in mezzo non c'è nessuno, riusci proprio il sinistro, Perin, due volte! No, ancora Perin. Possiamo andare, attenzione, dentro per Gabbiadini. Che passaggio, vai Manolo, con calma. Tiraci Manolo, il destro! Bravissimo, Perin. Forza Manolo, forza. Forza, guardatemi dentro. Ok, è perfetta, è perfetta, è perfetta! Messi giù, calcio di rigore. Potevo tirare, però ho sbagliato, ho sbagliato. È rosso anche però, questo era l'ultimo uomo comunque. Rosso, ok, ci sta, l'avevo detto, era rosso perché è l'ultimo uomo. Perfetto, sono uno in meno, quindi diciamo che se realizziamo il calcio di rigore, forse la scelta è stata giusta, quella di aspettare. Proveremo a fare la finta, ragazzi. Proveremo a fare la finta. Boom, di là. Ok. 1-0, perfetto. Ragazzi, fate anche voi la finta, perché qualche volta quando fate la finta il portiere tende ad abbassarsi verso un lato. Allora potete vedere verso quale lato si abbassa e tirare la palla dal lato opposto. 18esimo gol in Serie A, scelta giusta, quindi Genova con un uomo in meno e sotto di un gol. Quindi ragazzi, è il 60esimo, io direi di richiedere la sostituzione, così quando la palla uscirà fuori saremo sostituiti, perché assolutamente non voglio perdermi la partita contro il Liverpool. Forse ultimo pallone per noi. Possiamo andare, la finta, ci giriamo. Via così, ultima azione nostra. Ultima azione nostra, ultima azione nostra. No, Perin! Perché devi fare i miracoli, Perin? Spiegamelo! Volevo concludere in bellezza questa partita. Possiamo andare, la finta sul primo, sul secondo ancora. Con calma, in due, facciamo tutti all'aria. E poi arriva Mertens e Perin. Ho provato a fare l'azione, tanto stavamo per essere sostituiti. Infatti entra Gonzalo Higuaín e noi simuliamo il resto della partita. Ok, prima vediamo che cosa ha fatto. 5-0, lo sapete ragazzi che c'è il bug colpisce ancora. Infatti abbiamo vinto 5-0, bene così. Prossima partita contro il Liverpool. Siamo stati inseriti nella formazione titolare. E vediamo un po' il tabellone che è questo qui della Champions. Delle italiane ci sono tutte e tre. Ci siamo tutte e tre le italiane: Juventus, Napoli e Roma. Però la Juve ha beccato il Chelsea. La Roma ha beccato addirittura il Barcellona. E noi abbiamo beccato il Liverpool. Quindi noi ci vediamo in campo contro il Liverpool. Giochiamo la prima partita in casa, che di solito non è un vantaggio. È meglio giocare la seconda partita in casa. Quindi dobbiamo assolutamente cercare di vincere. Noi ci vediamo in campo. Bella. Eccoci qui ragazzi, siamo allo San Paolo per giocare gli ottavi in andata della Champions League e inizia adesso Napoli-Liverpool. Attenzione però, forse è ancora buona. Cagliecon, guardami Cagliecon nello stretto! Che passaggio! Di tacco! No! No, no, non puoi fare sti miracoli però! No! Di tacco ragazzi! Passo dall'altro lato, forza! Gulam, guardami se ce la fai, guardami! Bravissimo Gulam al volo! Mamma mia! Mignoletta ancora! Possiamo andare! Via così ancora, via così ancora. Dentro per Hiller, vai Hiller, non sbagliare, Hiller! Slogan Hiller, sto sognando, un gol di Hiller. Ma 1-0, va bene così. Maggio, ok. Dentro per Hiller ancora, Hiller come prima! Come prima, Slogan Hiller, doppietta! Attenzione, Hiller, buona così, recupera palla benissimo, la finta, possiamo andare ragazzi, siamo in formissimo oggi. Siamo in formissima! Mamma mia! Mamma mia, siamo in formissimo ancora. Forza che lottiamo dall'altro lato, t'ho visto. Dentro, no, ho sbagliato tutto. Subito per Mertens, Mertens, fallo. Bellissimo, bellissimo, possiamo andare in velocità. Possiamo andare alla finta. Forza, di forza, fallo. Mio. No, ma tu scherzi. Tu stai scherzando. Dentro, Mertens, guardami. Mamma mia, mamma mia. Il tocco sotto. Mignoletta. Ragazzi, io sogno di fare un gol di pallonetto. Secondo me il gol di pallonetto è uno dei più belli. È uno dei più bel gol che si possa fare. Koulibaly intanto! Attenzione, recuperiamo palla. Insigne, guardami! Ok, possiamo andare. No, adesso esce il portiere.
Pallonetto! No, no, fallo a destra e sinistro, due volte, tre volte! Alla terza volta, finalmente! 3-0! Partita perfetta, ragazzi, partita perfetta, 3-0! Così dobbiamo giocare ogni partita! Attenzione, Balotelli dentro di testa! Mamma mia, cosa ha sbagliato Sturridge! Era da solo, ragazzi, era da solo! Attenzione, dentro, no, è da solo il destro Andukar, bravissimo, era fuori gioco però! Dai, cerchiamo di non subire gol, ragazzi, che sul 3-0 è un risultato davvero importante, che stiamo molto molto sicuri per il ritorno. Possiamo andare, Caieco ha la palla dentro per noi. Attenzione, c'è Gabbiadini dall'altro lato, il cross è per lui, perfetto, Gabbiadini, Gabbiadini, Gabbiadini! Mamma mia, mignoletta ancora! Caieco dall'altro lato, è buona, guardami dentro, guardami qua, no, prendila però! 8 volte la fai rimbalzare sto pallone. Attenzione, Mertens, guardami dello spazio, vai, 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 così, così, la finta, forza, forza, ah, mamma mia, 4-0, 4-0 al Liverpool, partita perfetta, ragazzi, partita perfetta, 4-0, andiamo, e ora può anche finire, possiamo anche non giocarla, però attenzione, la recuperiamo ancora, Mertens, guardami ancora dello spazio, ancora, dentro il tacco di Mertens, 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 guardami il destro, perché non mi hai passato a me, Mertens? T'avevo chiesto il pallone, se facevo la tripletta qua veniva giù tutto lo stadio. Dentro, attenzione, David Lopez, Mertens, ancora calcio d'angolo. Qua finché non usciamo qui l'arbitro continua ad andare avanti. Attenzione, il cross dentro, il tacco, fallo, no, dentro, appoggia, il sinistro David Lopez, calcio di rigore. A caso, non mi hanno neanche toccato. Forse sì, David Lopez, ma che falli sono? Senza senso, ragazzi, senza senso questi arbitri. Il pallone per la tripletta. Il pallone per la tripletta. Ok, la finta. Di là. Dentro ancora. E andiamo. 5-0, tripletta, un bel pugno al cameraman. E andiamo. 6, sesto gol. 2 al 90esimo. Vediamo se l'arbitro fischia adesso, perché se qua si recupera una palla, no, è finita, 5-0. Valutazione 9.8. Ragazzi, forse non ho mai raggiunto una valutazione così alta. 9.8, mi sembra che il massimo era stato 9.7. 3 gol e 2 assist. Che partita! Prossima partita, ragazzi, contro il Sassuolo. Siamo stati inseriti nella formazione titolare. Questa qua è la partita. E la Juventus ha perso perché era a 3 punti di vantaggio, però aveva le stesse nostre partite. Invece adesso ha 23 partite, quindi significa che la Juve ha giocato e ha perso. Quindi in caso di vittoria con il Sassuolo, ragazzi, possiamo portarci a più 6 in classifica, che significa davvero un grande vantaggio verso la Juventus. E poi andremo a giocare nel prossimo episodio sempre la partita contro il Palermo. Poi ci sarà sempre la partita di Coppa Italia, ragazzi, in ritorno, dove dobbiamo vincere perché abbiamo perso all'andata, quindi dobbiamo fare una bella partita. E poi il Liverpool, dove possiamo anche stare fuori perché 5-0 è davvero un risultato importantissimo. Quindi per questo video è tutto, ragazzi, io come sempre vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, di passare sulla pagina Facebook, il link lo trovate qui sotto in descrizione, e seguitemi anche su Instagram, mi chiamo Giuse360. Quindi per questo video è tutto, noi ci vediamo con un prossimo video, bella!